Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi porto in una località bellissima delle Alpi, ma lo scoprirete dopo. State indovinando, stiamo andando verso il passo del Bernina. Quello è il Bernina con il ghiacciaio del Morteras, perché stiamo andando a Livigno. Dobbiamo fare il passo del Bernina, poi la Forcola e poi ci arriviamo. Sarà un weekend, nessuna scalata, nessuna escursione particolare, soltanto un bel weekend in alta quota con la compagnia di amici che sono lì. Come alloggio alloggeremo qui a Tre Palle, a 2100 metri circa, e abbiamo preso un appartamento per 8 persone, e molto bello proprio lo stile di Vignasco. Il tempo non è dei più limpidi, ma confidiamo, dai, siamo positivi. Qui il rilassamento è assicurato perché abbiamo i grandi che si rilassano prendendo il sole con questo fantastico panorama. Prendono il sole e i figli invece si fanno l'idromassaggio. Eccoli qua che si divertono. Ma non è tutto, perché nel boschetto qui da parte abbiamo anche la sauna. Ricordo che quando venivo da bambino c'erano 4 case in croce, adesso ci sono un sacco di residence, casette, ma quello che mi piace è che mantengono sempre lo stile di Vignasco, quindi il legno, la pietra, è così che deve essere la montagna, non sfruttato con quei palazzoni di metallo e vetro che non c'entrano proprio niente con la storia di questi fantastici posti. We believe in... What we allow, hearts are broken, seems alright, too outspoken. Sinking sand.
Livigno è sempre bella, a me piace tantissimo. C'è gente, c'è aria buona, c'è ambiente bello, c'è... mi piace tutto. Mi piace anche andare a mangiare ogni tanto, quindi adesso andiamo a mangiare qualcosina e poi ne riparliamo. Iniziamo con un brindisi. Brindisi! Momento di relax per i nostri ragazzuoli, una bella scivolatina. Tra un raggio di sole e uno scroscio d'acqua facciamo anche due passi verso il lago. Qui c'è una bellissima pista ciclabile o pedonale, si può addentrarsi parecchio, costeggia il lago, si può addirittura salire verso i laghi di Cancano. Livigno è il paradiso delle biciclette, dei pedoni e della natura. Ci siamo mangiati anche un gelatino alla latteria di Livigno, un ambiente molto caratteristico come la maggior parte dei luoghi di Livigno, e continuiamo il tour. Spettacolare la passeggiata lungo il lago, un percorso in pianura interminabile, ma nell'assoluta natura, silenzio, tranquillità. Total relax. Ok, come tutte le avventure, anche questa finisce. Abbiamo appena transitato sul passo della Forcola, lasciamo Livigno. Cominciamo la discesa verso il passo del Bernina, poi ci facciamo le Engadine e ce ne andiamo a casa. Ciao a tutti e alla prossima, mi raccomando, un bel like, un'iscrizione sarebbe gradita. Ciao ciao!